Buongiorno e ben ritrovati al consueto appuntamento con le previsioni per il fine settimana. Cominciamo guardando la situazione a grande scala. Vediamo ancora la presenza al largo delle isole britanniche di una vasta area depressionaria chiusa, responsabile delle precipitazioni di giovedì e venerdì sul Piemonte, che nella prima parte di sabato continua a convogliare aria umida da sud-ovest, ma progressivamente nel corso della giornata il promontorio anticiclonico sul Mediterraneo andrà a rafforzarsi e a risalire verso la nostra regione portando un rapido miglioramento del tempo. Per cui nel dettaglio sabato in mattinata potremo avere ancora qualche residua precipitazione sull'arco alpino, soprattutto sui settori meridionali e settentrionali e sulle zone al confine con la Lombardia, nuvoloso altrove. Il tempo andrà rapidamente migliorando nel pomeriggio con schiarite che si faranno via via più ampie su tutta la regione, soprattutto in montagna. I venti soffieranno deboli, al mattino da sud-ovest. In rotazione nel pomeriggio da nord-ovest sull'arco alpino e da ovest sull'Appennino, portando il miglioramento del tempo. Lo zero termico è atteso in aumento fino a 3.300-3.400 metri in serata. Le temperature sono previste in aumento più marcato nei valori massimi. Domenica l'anticiclone risalirà verso nord, interessando il Piemonte e portando un generale rasserenamento. Sarà quindi una bella giornata con cielo sereno o al più poco nuvoloso su tutta la regione. In montagna i venti soffieranno dai quadranti occidentali di debole intensità. Con la rimonta dell'alta pressione lo zero termico è previsto in forte rialzo fino a 3.600-3.700 metri. Le temperature minime sono previste stazionarie, le massime in ulteriore lieve aumento. E con questo è tutto, consigliamo di consultare gli aggiornamenti meteo sulla pagina Rischi Naturali di ARPA Piemonte, sulla pagina di Meteo Vetta o tramite le nostre app. Un saluto e buon fine settimana!